Bene, ora continuiamo con la scrittura del codice, andiamo a far visita ad una nostra vecchia conoscenza, andiamo in Impact Effect e apriamo BP Impact Effect. Adesso ci serve la parte prima qui di Spawn Emitter at Location, quindi nel nostro Custom Event Check It Result. Ok? La prima cosa che andremo a fare su PhysicMath Surface Type, quindi Get Surface Type, ok? Da qui andiamo a prelevare Select. Ok, aggiustiamo un po' questa parte, spostiamola per adesso un poco, poi sistemeremo. Mettiamo il Select esattamente in questa posizione, magari spostiamo un altro poco. Qui portiamo il return value in emitter template, questa parte decisamente la potremmo spostare per il momento in un'altra posizione, tipo questo, anzi no, spostiamoci più in qua, spostiamo un altro poco il nostro grafo. In questa posizione, beh, adesso sembra ottimale. Allora, default FX lo andremo a mettere qui su default. Qui interno delle variable all'interno di particle system, qui avevamo creato anche un concrete FX che lo mettiamo qui e utilizzeremo flash per tutti gli altri, quindi flash FX lo porteremo qua. Lo porteremo qua, lo porteremo qua, lo porteremo qua, lo porteremo qua, qua, qua e qua. Compiliamo e salviamo. Bene, adesso ovviamente abbiamo anche play sound at location. E dobbiamo fare la stessa cosa, quindi sempre da qui, select, andiamo a mettere l'indice, il return value su sound, default sound lo mettiamo in questa posizione, sto all'interno del particle system, ecco, prendiamo il default sound e ce l'abbiamo già, prendiamo il concrete sound, lo mettiamo qui e prendiamo il flash sound, ok, riguarda i suoni e agganciamo come fatto in precedenza tutti questi pin per tutte le altre voci che riguardano il suono di superfici, per così dire, superfici molli, come dire, superfici organiche, come ovviamente la pelle umana, e quindi andremo ad associare per esso a tutti questa flash sound. Ovviamente i più attenti avranno notato che ho omesso di attribuire l'altro flash, ok? Perfetto, andiamo a compilare e a salvare. Bene, ora entriamo all'interno della Impact Effect Pistol, ok? Se ti viene mostrata la versione compressa, apri anche la full blueprint o comunque puoi restare anche in quella compressa. Scendiamo qui giù e qua puoi vedere che la prima cosa che dovremmo attribuire come default è Flash FX. Flash FX andremo a prendere un asset presente all'interno ovviamente degli asset che abbiamo scaricato, cioè P body, P body, bullet Impact, ok? Prendiamo questo qui. Eccolo qui. Bene, adesso entriamo all'interno di Fis Material che dovremmo avere all'interno della nostra cartella FPS Game UE5, UE5 e qui dovremmo dare la nostra surface type, questa è flash body e daremo flash body, ok? Chiudiamo pure. Questa è la hand, quindi daremo hand,
flash, hand, salviamo, chiudiamo, flash hid e daremo la testa, ok, salviamo, chiudiamo, lower arm, daremo lower arm ovviamente, salviamo, chiudiamo, lower leg, daremo lower leg, salviamo, chiudiamo, upper arm, salviamo, chiudiamo, upper leg, salviamo, chiudiamo, e foot, flash foot, salviamo e chiudiamo. Bene, dopo questa operazione entriamo all'interno della cartella AI, quindi andiamo in core, andiamo in AI, andiamo ad aprire la nostra classe principale, character, ok, e andiamo a richiamare set damage, questa parte qui, ok. Vedete che qui abbiamo local damage amount, ok, la prendiamo e la andiamo a settare su den 2 di questo nodo sequence. Vedete come è utile avere qualche pin sempre in più per poter aggiungere funzionalità al codice. Quindi prima del nodo di ritorno, insomma, in un certo senso, devi fare in modo di avere un altro den, o comunque potresti anche, non succede nulla, continuare da quest'altra parte. Adesso spostiamoci qui in it result, digitiamo il classico break del vettore, e in fish mat, esattamente da questa posizione, basta digitare destruct get destructible damage threshold scale, ok. Andiamo a prendere la local damage end get, digitiamo multiply, ok, quindi andiamo a digitare, a prelevare multiply, e il nostro bravo nodo di ritorno dovrà andare esattamente in set, in questa posizione. Compiliamo e salviamo. Entriamo all'interno della mappa e andiamo in play. Anzi, ovviamente, dobbiamo prima spawnare la nostra classe figlia. La metteremo in questa posizione. Bene, adesso andiamo a fare un semplice test. Prendiamo la nostra pistola, ok, qualcosa come al solito è andato a male, dovrebbe effettuare questa azione, cioè lo spawn delle particelle a questa location, quindi praticamente dove viene colpito. Ops, ma non è forse chiaramente qua, è true. Compiliamo, salviamo, torniamo in play, andiamo a riprendere la nostra arma. Ecco che adesso c'è lo spawn delle particelle. Dovrebbe avere intensità sul piede, vedete che è minore, se lo colpiamo alla faccia o al corpo è maggiore che se lo colpiamo alla gamba. Insomma, ok, per adesso io penso che possa bastare. E noi ci vediamo al prossimo, diciamo, alla prossima chiacchierata. Ciao.